Bene, in questo momento in cui sto parlando, non so adesso voi quando mi vedrete, si avvicina l'8 marzo. Le scadenze, le ricorrenze sono utili anche per farci tornare alla memoria, no? Fatti e problemi rilevanti del nostro tempo. Io sono una storica, quindi il mio atteggiamento è, la mia attitudine, insomma, un'attitudine storica, e quando penso ai grandi successi, indubbi successi che almeno nel mondo occidentale, sottolineo però, questo almeno nel mondo occidentale, le donne hanno ottenuto, penso anche al passato e alle circostanze, insomma, in cui questo progresso si è verificato e soprattutto alla condizione in cui le donne erano prima degli ultimi 50 anni, insomma. Il fatto stesso che io sia qui, questa non è una cattedra, è una scrivania, ma che insomma poco tempo fa fossi dietro una cattedra e potessi parlare a un pubblico, guarda caso, di studenti prevalentemente maschi, fino, diciamo, a un centinaio scarso di anni fa in Italia sarebbe stato assolutamente impensabile, ma mi viene in mente, insomma, che una giovane donna, che tra l'altro non era neanche l'ultima arrivata perché era figlia di un famoso filosofo italiano, Teresa Labriola, quando all'inizio del Novecento conseguì una cosa che adesso non esiste più, che si chiamava la libera docenza in filosofia del diritto, pensò di poter esercitare questa sua, insomma, di poter economizzare questo suo titolo di studio insegnando all'Università di Roma filosofia del diritto. In effetti la cattedra le fu data, ma non avendo, diciamo, avendo un pubblico esclusivamente di giovani studenti maschi, dovette desistere dopo la prima lezione, ma senza aver potuto nemmeno iniziare la prima lezione per lo schiamazzo di questi giovani che le imponevano, le ingiungevano ad andare a casa a fare la calza. Essendo laureata in legge, tentò di entrare, di fare l'avvocato e fin lì tutto bene, ma l'ordine degli avvocati a lungo, no, le oppose resistenza al suo ingresso. Ecco, questo è un esempio che serve a dire quanto anche in un paese occidentale, mediamente civilizzato, direi discretamente civilizzato come il nostro, le donne abbiano dovuto penare. Ecco, per affermare una cosa che sta così, nel DNA della civiltà occidentale, e cioè che tutte le persone sono uguali, no? Da quando, insomma, si è cominciato a pensare che una certa situazione dovesse cambiare, ma il percorso di emancipazione delle donne anche nel mondo occidentale è molto frastagliato. Noi abbiamo un passato molto lungo, nel quale si pensava francamente che le donne fossero inferiori agli uomini, cioè che avessero capacità intellettuali, forza fisica, e questo è ovviamente, insomma, vero, soprattutto capacità di astrazione, di verbalizzazione, appunto di creazione, no? Si dice spesso, purtroppo ancora c'è qualcheduno che lo dice, trovami una grande filosofa, peraltro ce ne sono molte, trovami una grande musicista. È ovvio che se una donna non poteva fare, no, come dire, assumere i rudimenti di queste discipline, poi non poteva neanche diventare grande. Insomma, comunque c'è stato questo lungo passato in cui si pensava che le donne fossero inferiori, ma direi anche moralmente inferiori, cioè c'è tutta una letteratura legata spesso al pensiero delle grandi religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo, che hanno, come dire, improntato di sé la cultura dell'Occidente, in cui si afferma, no, che le donne, ma prima ancora nella cultura classica, si afferma che le donne non devono, per esempio, venire a conoscenza di segreti, non sono capaci di mantenere la parola, vessano inutilmente i loro sposi, sono pettegole, maligne, eccetera. Ecco, su questo passato si è innestato un passaggio che
paradossalmente, riscattando la donna da questi pregiudizi negativi, però l'ha spinta per lungo tempo ancora di più, diciamo, ai margini della vita sociale. Questo passaggio è avvenuto, diciamo, grosso modo in concomitanza con l'affermarsi del pensiero prima illuminista e poi romantico nel mondo occidentale, cioè tra la fine del Settecento e, diciamo, tutto l'Ottocento. E consisteva in questo, cioè non si, come dire, si discuteva più il fatto che gli uomini e le donne fossero uguali, diciamo entrambi creature di Dio, ma proprio sulla base dei principi illuministici, dell'illuminismo, che affermava di rifarsi alla natura, no? Non ad un principio necessariamente superiore, ma al principio animatore della natura e delle leggi che la natura stessa aveva in qualche modo determinato, affermava che ovviamente, come c'è scritto nell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, la donna è la femmina dell'uomo, e cioè da questo ne derivava che alla donna era stato dato dalla natura questa immensa prerogativa di dare la vita, e che quindi questo in qualche modo la predeterminava a un ruolo essenzialmente domestico. Non si diceva più che le donne erano stupide, non si diceva più con tanto entusiasmo, stupide ma soprattutto moralmente indegne, anzi le si angelicava, le si considerava sublimi, ma compagne, angeli degli uomini, cioè, ma naturalmente sublimi nella loro dimensione, che era la sfera domestica, mentre agli uomini spettava tutto il resto, cioè il rappresentare la famiglia all'esterno, la sfera pubblica. È una tesi che è stata tipizzata, studiata da molte storiche e che appunto si chiama delle sfere separate. La donna a casa, regina, angelo del focolare, attenzione, non del focolaio, come mi ha detto una volta uno studente, e l'uomo invece, no, rappresentante solcante i mari della sfera pubblica. E questo è molto, no, significativo, prima di tutto perché appunto nell'Ottocento, nel Novecento, la sfera pubblica si amplia enormemente e la donna rimane sempre più indietro. È come se si allargasse la forbice fra gli uomini e le donne, da un punto di vista però, come ho cercato sia pure brevemente di dire, del tutto diverso rispetto al passato. Le donne sono esseri degnissimi, addirittura angeli, però devono stare a casa. Questa idea è stata alla base, per esempio, della negazione del diritto di piena cittadinanza alle donne, negazione del diritto di voto, no? Sapete che in Italia le donne votano solo dal 45 e in tutta Europa, diciamo, grosso modo da dopo la Prima Guerra Mondiale. C'erano alcuni stati, credo uno degli Stati Uniti, il Vermont, in cui le donne votavano sin dall'Ottocento, ma per il resto no. Perché si è aspettato così tanto? Perché appunto il diritto di voto era considerato una forzatura innaturale dello stato, no, appunto naturale delle donne. Se si vanno a leggere per esempio le motivazioni per le quali viene periodicamente respinta la proposta di un veramente simpaticissimo deputato italiano del periodo immediatamente successivo all'unificazione, che si chiamava Salvatore Morelli e che periodicamente presentava la proposta di attribuire il voto alle donne disperatamente, almeno al comune, almeno se sono vedove, almeno, e veniva sempre bocciata. Ecco, se si vanno a vedere queste risposte, si vede che queste risposte avevano questo tenore, cioè se la donna, perché dare il voto alle donne? Se volessero votare come il marito, è inutile che votino, perché tanto c'è il marito o figlio o fratello, cioè, che rappresenta la famiglia. Se volessero votare, non sia mai, in modo diverso, lo Stato non deve consentire che si crei malessere all'interno della famiglia. Inoltre, votare è un gesto tipicamente maschile, bisogna uscire di casa, recarsi in un luogo pubblico, fare la fila, insomma, per apporre il proprio voto. Tutto questo non è adatto alle donne. Quindi, diciamo che la situazione attuale
nella quale noi, insomma, sembra che almeno nel mondo occidentale godiamo di una parità totale di diritti e di fatto, insomma, ne godiamo, risente però di questo lungo passato nel quale appunto c'è stato un passaggio ulteriore come quello che ho cercato di descrivere. Questo lungo passato, il peso di questo lungo passato, spiega in qualche misura il persistere, no? Magari il sedimentarsi in strati molto profondi e poco appariscenti ancora nella mentalità pubblica di un modo di vedere secondo cui appunto sarebbe meglio che le donne stessero a casa. Se molti sanno che le donne, per esempio, in Italia sono in magistratura solo dall'inizio degli anni 60, perché diciamo, si pensava, cioè nel pieno dell'Italia repubblicana, perché si pensava che le donne non avessero, per motivi biologici facilmente intuibili, nel corso di tutta, diciamo, l'arco della loro vita, dell'anno, del mese, non avessero sempre quella necessaria freddezza, equanimità di giudizio che le loro condizioni ormonali in qualche modo potevano alterare. Ecco, questo tipo di mentalità che è stata, come dire, battuta dalla storia, ogni tanto riemerge e quindi non è improprio ricordare, per esempio, che l'Italia è uno dei paesi in cui la rappresentanza politica è meno praticata dalle donne. Adesso io sto parlando nel marzo del 2013, non so se quando mi ascoltate ci sarà ancora lo stesso Parlamento che c'è in questo momento, mi pare che almeno da questo punto di vista la cosa sia andata un po' meglio, cioè ci siano un pochino più di donne, ma appunto ci è voluto, diciamo, un settantennio perché dopo la conquista del diritto di voto le donne italiane potessero anche non solo scegliere i propri rappresentanti ma anche essere rappresentanti. Ecco. Non sto adesso qui a descrivere la stagione del femminismo, gli anni 70, le conquiste, mi interessava, diciamo, sottolineare quella che è poi una delle prerogative, delle utilità maggiori di un approccio storico alla realtà, cioè sapere i motivi, le origini, no, dei fenomeni che talvolta ci possono spiegare anche il persistere oltre ogni ragionevole attesa di certe mentalità.